consegniamo questa cementificazione vocale. Roma non merita tutto ciò. Avanti, tutti insieme. L'annulliamo o no? L'annulliamo sì o no? L'annulliamo o no? L'annulliamo sì o no? Bisogna portare allo scoperto quelli che hanno proposto l'imbroglio e poi vediamo, cioè se con le regole, dimezzando la cubatura, ma non a trattative, cioè quando Berdini va a trattare il 20% di meno, io prima ho fatto i conti, allora 400.000 metri cubi sono rubati rispetto al prezzo di mercato del metro cubo. Mettere una proposta di delibera per annullare la delibera del 2014 della Giunta Marino. Fondamentalmente stiamo portando un suggerimento al sindaco, alla giunta e ai consiglieri per poter decidere al meglio per Roma e per far effettuare per costruire lo stadio, perché questo è quello che noi vogliamo, costruire lo stadio ma nel rispetto delle regole. Lo stadio della Roma deve essere ubicato in un'area dove ci sono almeno due sistemi pesanti di trasporto. Se non ce l'hai, lascia perdere, ci vai in macchina, tutti andranno in macchina, come succede allo stadio olimpico, come vanno? In macchina. Quando c'è la partita che c'è? Casino. Penso che la richiesta sia intempestiva, la sovrintendenza avrebbe avuto tutto il tempo per avanzare questo problema molto tempo fa, prima che il progetto andasse avanti nella sua elaborazione, in tutte le sue, i suoi vari passaggi procedurali. Nel merito trovo questa richiesta altrettanto discutibile. Questo è un manufatto che può piacere o no dal punto di vista estetico, ma il cui valore architettonico è comunque essenzialmente nella sua funzione, nel fatto che nasce e ha funzionato per più di 50 anni come ippodromo. Oggi questa funzione è persa irrimediabilmente. Se anche qui non si facesse lo stadio, qui non torneranno mai a svolgersi gare di trotto, perché le tribune non sono a norma, perché probabilmente la copertura in cemento armato potrebbe rivelarsi pericolante, perché nelle scuderie c'è amianto, quindi si sta chiedendo di tutelare sostanzialmente un rudere che tale è destinato a rimanere per sempre, e non si sta tutelando un rudere come il Colosseo, si sta tutelando un oggetto che è stato progettato non da un grande nome dell'architettura contemporanea, ma da architetti insomma normali che lavoravano in particolare a Roma in quegli anni, negli anni 50, e questa è la ragione per cui anche nella sostanza mi sembra che questa richiesta sia discutibile. Tre oggetti che compongono insieme: lo stadio, che interessa la Roma, le infrastrutture, che interessa la città, e i grattacieli, che interessa chi investe questi soldi per fare queste grandi opere. Sono tre oggetti precisi che fanno questa cosa.